Da chi ti faresti autografare il casco? Armstrong. Qual è il tuo numero sul casco e perché? Il 7. Tanti motivi. Il tuo casco, vedere ma non toccare? Sì, meglio non toccarlo troppo. Hai mai fatto provare il tuo casco a qualcuno? Se sì, a chi? Mio fratello. A chi non faresti mai indossare il tuo casco? A mio papà, perché ha la testa grossa e non so riesce a toglierlo. Hai qualche scaramanzia legata al casco? No. Quando sei fuori pista, che tipo di casco preferisci? Certo. I tre requisiti basilari per fare di un casco un buon casco? Sicurezza, comfort e visibilità. Con il tuo casco andresti? Alla luna. Il tuo casco in tre parole? Personale, compatto e mio. Una cosa che hai in comune con il tuo casco? La familiarità. Se il tuo casco fosse una persona sarebbe? Mia fidanzata. Quando chiudi la visiera del casco prima di entrare in gara, a cosa pensi? Nient'altro che quello che vuole fare. Come fate a mettervi le dita nel naso con il casco? Non riesci. Ti sei mai addormentato con il casco in testa? Credo di no. Chi guida senza casco è? Inconsciente. Se uno non mette il casco per non spettinarsi? Meglio non prendere la moto allora. Un casco scomodo può influire sulle prestazioni di guida? Sì. Se usi il casco sei uno che ha la testa. Se non lo usi, che tipo di testa sei? Non lo so, un testone, come si dice in italiano. Tu e Nolan, amore a prima vista? È un lungo rapporto, sì. Siamo a prima vista e mantenuta. Cos'ha Nolan in più rispetto agli altri marchi? Non lo so, la mia vita sempre è stata legata alla Nolan. Da quanti anni sei fedele a Nolan? Da sempre. Nolan in una parola? Famiglia. Dimmi tre cose che ti vengono in mente quando senti Nolan. Il mio inizio, parte della famiglia legata alle gare, e una bella azienda. La tua prima volta su una moto? Quando aveva 12 anni, una moto piccola che mi ha comprato il mio papà. Hai mai pensato di aver sbagliato mestiere? No. A 300 km all'ora, a cosa pensi? Delle volte penso a non pensare tanto, ti vengono pensieri, però non è che riesci a pensare tante cose. Giro in moto o in giro con una supernocca? Perché no, tutte e due. Se non fossi un pilota, chi saresti? Non lo so. Cosa vuoi fare da grande? Da piccolo mi piaceva essere pompiere, mi piacciono fare tanti sport, arrampicare, sciare. Quando divento grande vedrò.